Ciao a tutti, io sono Alessandro e questo è Weird Money, il nostro canale su come diventare ricchi e come investire in maniera buffa. Nelle scorse puntate abbiamo visto come fare i soldi con il room da collezione e come investire con il Lego. Oggi siamo qui con Cristiano Modeo e parliamo di come investire sui libri di graffiti. Ciao Cristian. Buongiorno Alessandro, piacere. Bene, siamo felici di averti qui e da qualche parte c'è anche Fabrizio nascosto dietro lo schermo. Ciao, eccomi. Eccoci, ciao Fabrizio. Allora, Ciao a siamo tutti. qui con Cristiano Modeo, ci conosciamo da un sacco di tempo, ma forse iniziamo, Cristiano, se vuoi raccontare in due parole di cosa ti occupi e cosa fai nella vita, perché così diventa subito chiaro perché abbiamo deciso di fare questa chiacchierata con te. Va bene, faccio la versione breve che quella lunga rischia di essere complicata. Oggi fondamentalmente io lavoro come curatore, mi sono specializzato in sottoculture, subculture, quindi tutto quello che è graffiti, street art, ma mi sto allargando sempre di più anche a tematiche come lo skateboard, le sneaker, lo streetwear e questo genere di argomenti. E nel corso degli anni, a forza di studiare su dei libri, come potete vedere anche sullo sfondo, ho deciso di creare una libreria specializzata in cui, tramite la quale condividere tutti i libri che scopro lavorando come curatore. Ok, quindi tu praticamente hai una libreria in cui hai solo e esclusivamente libri che parlano di graffiti, street art, sneakers, giusto? Sì, diciamo che a me quello che mi interessa è la parola, perché la libreria è a Parigi, intanto diamo anche questa informazione, quindi è disponibile su internet però a Parigi, però la parola francese mi piace tanto è il margine, quello che poi era anche per Francesca Linovi, la curatrice italiana morta negli anni Ottanta, il concetto di frontiera, cioè un'arte di frontiera. Mi piace tutto quello che è al di fuori, diciamo, del campo di visione normale a cui ci aspettiamo. Quindi ho iniziato, essendo storico dell'arte, ho iniziato, diciamo, sono entrato dalla porta dei graffiti, della street art, anche perché erano gli anni 2000, quindi c'era il boom della street art di Banksy e di tutto quello che, insomma, di tanti nomi che oggi sono conosciuti anche dal grande pubblico. E poi andando avanti un po' alla volta, dagli skinheads agli hooligans, alle sneakers, cioè anche tante cose che oggi, scusate, c'è una moto, anche tante cose che oggi sono conosciute dal grande pubblico, accettate, che magari vanno in asta e fanno cifre stratosferiche, 20-30 anni fa non lo erano. Quindi esistono libri che raccontano la storia di queste culture, perché per me sono delle culture con la C maiuscola. Non mi piace tanto la definizione di subculture o di controcultura, anche se poi è spesso quella che viene utilizzata. E poi, penso arriveremo a parlare anche di questo oggi, ci sono i libri che escono oggi e che raccontano la storia, ma scritta nel 2022, e poi ci sono i libri che, pubblicati negli anni 70, 80, 90, 2000, hanno colto, diciamo, l'emergere di queste culture sul nascere. E quindi da lì subentra poi anche un altro discorso, che è quello che poi è quello che mi ha spinto a diventare libraio. Il fatto che questi libri spesso e volentieri non sono nelle biblioteche pubbliche. Quindi io, essendo all'epoca, cioè lavorando all'epoca come ricercatore, insegnando storia dell'arte all'università, storia dell'arte contemporanea, mi dicevo: ma io come faccio a spiegare la storia dei graffiti se i miei studenti non possono andare in biblioteca e consultare i libri di cui c'è bisogno Certo. per poter conoscere la storia dei graffiti? Quindi da lì, diciamo, ho bifurcato per andare verso il mondo proprio dell'editoria, e avendo comunque una certa passione per la carta, non è stato complicato arrivare a fare quello che poi sto facendo oggi. Cioè, non è stato complicato, chiariamolo. A livello di passione, di voglia così, poi a livello economico, di organizzazione, perché comunque ci vogliono tanti soldi per mettere in piedi una libreria, e poi ci vogliono anche
delle competenze che io non avevo acquisito, quindi insomma, la cosa si è fatta un po' alla volta, ma in maniera abbastanza naturale, devo dire. E quindi una cosa che stai dicendo, che già mi sembra interessante, magari chi ci ascolta non lo sa, i graffiti esistono da 40 anni, e quindi a 40 anni, da 40, quasi 50 anni dell'esistenza del fenomeno, probabilmente le prime generazioni di writer, o magari anche le ultime generazioni di writer, iniziano a documentarsi e iniziano a, o anche gli appassionati di altre culture, come quelle che hai menzionato, iniziano a appassionarsi alla storia del fenomeno, o anche a quella che è stata la produzione libraria, editoriale sul fenomeno, e quindi iniziano a comprare anche libri fuori catalogo in qualche modo, o difficili da trovare, e questo è quello che succede? Sì, sì, è questo, direi che diciamo le persone che oggi comprano i libri di graffiti degli anni 80, 90, 2000, non sono solo writer che hanno dipinto in passato o che dipingono ancora oggi, o anche gente che ha, diciamo, appeso la bomboletta al chiodo, ma conserva una passione intatta per i graffiti. Ma ci sono anche, diciamo, profili diversi che sono... Io sono un esempio classico, perché non ho mai dipinto, però comunque capisco questa cultura, mi piace, e quindi sono attirato da questi libri. Ma poi ci sono anche collezionisti, oppure allargando un po' quindi collezionisti d'arte che oggi collezionano graffiti e quindi cercano i libri che raccontano la storia di questo fenomeno, e poi direi in maniera più larga, soprattutto per gli anni Ottanta, i graffiti facevano parte dell'universo hip hop, quindi ci sono persone che sono molto attratte da tutta quella che è la cultura hip hop degli anni Ottanta, il rap, così, e quindi cercano anche libri sui graffiti, perché fanno parte comunque sia dell'universo che gli parla. Diciamo che io, quando vedo ad esempio sulla libreria che oggi, la vera frattura è generazionale, nel senso che chi ha oggi meno di 30 anni più che su... o fa i graffiti e quindi a quel punto cerca i libri sui graffiti, ma se no di base tende piuttosto a interessarsi al mondo dello streetwear e tutto l'universo delle sneaker. Quindi cioè, come se ci fosse stato, diciamo, un'evoluzione dei gusti. C'è, immagino, un mercato secondario, e quindi se io avessi un libro magari raro sul writing degli anni 80, poi in qualche modo lo posso vendere, cioè magari ci fai un esempio di un libro che poi le cui quotazioni sono schizzate per qualche motivo, o per il quale che è difficile da trovare, quindi c'è un mercato secondario particolare. Eccolo, io quello non ce l'ho. Ho preparato la Bibbia, diciamo, quindi questo è il catalogo, dunque ve la faccio nerd? Certo! Allora, questo è il catalogo di una mostra che fu organizzata per commemorare Francesca Linovi. Era una curatrice italiana che faceva avanti e indietro tra Bologna e New York, e che fu una delle prime a interessarsi ai graffiti e alla street art, portando anche artisti come Keith Haring e Basquiat, insomma nomi anche molto conosciuti, ma che all'epoca ancora non lo erano, a lavorare anche in Italia, a esporre in Italia. Francesca Linovi fu uccisa, credo, nell'83, inizio 84, e per commemorarla, diciamo, l'ambiente artistico bolognese decise di organizzare questa mostra nell'84, che però girò in Italia, nel senso che dopo Bologna fu esposta a Milano e a Roma, e infatti, se voi prendete, diciamo, la prima pagina, cerco di inquadrarla qui davanti, vedete che questa è la versione del catalogo romana, nel senso che la prima pagina cambia con il nome della città e le date che corrispondono alle date della tappa, così. Questo libro, quando io ho iniziato a interessarmi all'argomento in maniera scientificamente seria negli anni 2000, costava 50-60 euro. Oggi avete visto sul sito una copia in buone condizioni, comprata da un libraio professionista, è valutata intorno ai 400 euro, poi può essere 320, 400, 500 euro, ma queste sono oramai le quotazioni sul mercato ufficiale. Poi c'è un granino che secondo me poi
è uno dei grossi problemi che c'è oggi, che è diciamo, la caduta della frontiera tra l'amatore e il professionista, nel senso che a me è capitato e capita regolarmente di avere dei clienti che vedono il prezzo del libro sul mio sito e che vengono e mi dicono: allora io ti cedo la mia copia, mi dai, nel caso di Arte di Frontiera, 400 euro e poi tu lo puoi rivendere. E quindi non capiscono, diciamo, il fatto che avendo un negozio io ho bisogno di avere un margine per la rivendita dei libri, oppure anche semplicemente persone che dicono: ah, va bene, ma allora se quella libreria lo vende a 400 euro, io vado su eBay, lo metto in vendita a 400 euro e vado avanti così. Però non capiscono che loro innanzitutto non hanno delle spese fisse come può averle qualsiasi libraio, e soprattutto non capiscono che il libraio tante volte, è il mio caso poi quando poi sono soprattutto le persone che sono veramente appassionate dal lavoro che fanno, io posso passare magari 3 ore con un cliente a parlare di Arte di Frontiera, anche sapendo che lui non comprerà quel libro, ma perché comunque sto condividendo tutto un sapere, delle informazioni che considero importante condividere con quella persona, mentre qualcuno che lo vende su eBay non ha spese fisse, non paga le tasse, non paga l'IVA, Certo. non fornisce informazioni, e quindi questo secondo me è qualcosa che sta cambiando un po' le regole del gioco per quanto riguarda, diciamo, il mercato secondario dei libri, perché siamo in una fase un po' schizofrenica dove chi ha i libri e sa che hanno un valore non li vuole cedere ai librai e al tempo stesso li vuole vendere però allo stesso prezzo dei librai, ma senza fornire il servizio dei librai. Quindi è un po' una situazione strana in cui Ma i collezionisti, cioè se io sono un collezionista, probabilmente compro da eBay, oppure i collezionisti, diciamo, un pochino più seri cercano di evitare quel genere di marketplace? diciamo, è difficile, non è che c'è una separazione netta. Direi che i veri collezionisti seri, io ne ho alcuni che sono dei clienti della libreria, i veri collezionisti seri non hanno neanche il tempo di andare su eBay, a parte quelli nel senso che è gente che hanno dei lavori che li assorbono completamente e quindi in realtà delegano a dei librai un lavoro di ricerca, nel senso tu voglio farmi una biblioteca su questi temi. Questo è il budget, vai e ricerca le cose e poi io compro dei libri e so che qualsiasi sia il prezzo di acquisto, comunque potrò caricare quello che è il mio margine alla rivendita, e perché comunque sono dei clienti per cui fondamentalmente spendere 100 euro in più non è un problema nell'acquisto del libro, e quello che vogliono è essere sicuri di avere una copia in buone slash perfette condizioni, e non vogliono avere problemi nel gestire le spedizioni che non arrivano, controllare se il pacco arriva, se il libro è stato danneggiato, poi devi fare la reclamazione su eBay e tutto quanto. Quindi quello è un tipo di collezionismo. Poi ci sono dei collezionisti seri, come potrei essere anch'io, che non posso, che hanno un po' di tempo, comunque non hanno voglia di pagare il lavoro di un professionista per aiutarli in questa loro passione, e che quindi cercano un po' dappertutto, e quindi cercano anche su eBay o altri siti che possono essere a volte le versioni straniere del subito.it italiano, perché puoi trovare i libri in posti improbabili. Dove li trovi sempre meno sono sui mercatini dell'usato, fondamentalmente, cioè sempre più Chiaro. difficile trovare, perché poi spesso chi gestisce anche dei banchi sul mercatino dell'usato ha anche lo stock online da qualche altra parte. Quindi l'arrivo di internet ha cambiato completamente le regole del gioco, perché se esce una copia di Arte di Frontiera a 50 euro, state sicuri che in meno di 2 minuti è venduta. Quindi Ma infatti io mi autoflagello perché anch'io ne avevo trovate delle copie a 50-60 euro all'inizio degli anni 2000, ma all'epoca per me negli anni 2000 avevo 20 anni, 50-60 euro per un libro mi sembravano una cifra enorme, probabilmente se l'avessi comprato ora sarei felice, mentre invece adesso vorrei a tutti i costi quel libro, ma effettivamente inizia a essere un investimento che è un po' impegnativo. Ecco, su questo volevo chiederti la soglia tra collezionismo e investimento, cioè io
Per esempio, per me sarebbe puro collezionismo. Ho lavorato con il writing, quindi mi piacerebbe avere una copia di quel libro. Ma c'è qualcuno che inizia ad acquisire dei volumi come, diciamo, anche come forma di investimento, cioè sapendo poi magari di poter vendere in futuro? Allora, partiamo intanto da una prima base. Anche che tu compri un libro a 100 euro e lo rivendi a 300 dopo 5 anni, sì, cioè hai guadagnato 200 euro, però voglio dire, cioè diventa, nel senso, per me se avessi dei soldi da investire, andrei in banca o andrei, diciamo, comprerei un appartamento o delle azioni, diciamo, investire in libri mi sembra sempre una cosa un po' strana, fondamentalmente perché diciamo, il ritorno su investimento è aleatorio e poi non lo sai, insomma, quindi almeno quello che sta succedendo in compenso è che sta arrivando nel mondo dei libri. Cioè, adesso arriverò perché è una questione un po' complessa, però sta arrivando nel mondo dei libri il fenomeno del drop che conosciamo bene rispetto a tutto quello che è il mondo delle sneakers Supreme e quindi il mondo dello streetwear e tutto quanto. Nel senso che faccio un esempio classico di momenti di panico che vivo qui in libreria quando ci sono i nuovi libri di Invader, l'artista francese che fa i mosaici a forma di Space Invaders, e l'ultima volta. Nonostante il fatto che lui sia abbastanza contrario, diciamo, alla speculazione e al fenomeno che si è creato sui suoi libri, quindi l'ultimo libro lo ha pubblicato credo in 4.000 copie, che per chi è nel mondo dell'edizione dei libri tardi, 4.000 copie intanto è uno score degno di nota. Tanto, Cioè, cosa? no, dico sono tante copie, 4.000. Quindi... 4.000 copie, no? Certo. Quello che è successo è che i ragazzi che normalmente stanno fuori dai negozi di sneaker quando ci sono i drop, lo hanno saputo, quindi nonostante il fatto che non siano tanto interessati alla street art, ma sanno qual è l'interesse della street art e sanno che un libro che usciva a 38 euro, se non sbaglio, poteva essere rivenduto a 100-150 euro su eBay la sera stessa, a volte anche di più. E quindi aspettavano fuori dal deposito del distributore i camion, seguivano i camion in motorino e a parte le persone venivano depositati nelle librerie, compravano il cartone intero. Incredibile. È più o meno quello che succede con le sneakers, no, Fabri? È quello che succede con le sneakers. E da lì anche il fatto per cui, secondo me, tanto è vero che poi alla fine cosa ha fatto Invader? Ha stampato 4.000 copie supplementari, perché il libro è andato sold out in pochissimo tempo, sapendo che lui lo vendeva anche sul suo sito e tutto quanto. E secondo me per un artista come lui, o fin dall'inizio dice che stampa 8.000 copie e quindi il fenomeno, cioè il fenomeno del drop comunque non esisterà perché il mercato sarà inondato, quindi ci saranno copie per tutti. Ma l'alternativa, secondo me, è passare tramite il circuito, cioè se vuoi rimanere su quelle quantità, non puoi più distribuire il tuo libro in librerie normali, ma devi passare attraverso un circuito di librerie specializzate che è pronto a gestire un'uscita del genere, perché fondamentalmente il libraio sotto casa tua che vive e campa vendendo dei romanzi. Non sono le 20 copie del libro di Invader che gli cambiano la strategia economica dell'anno. Quindi se gli arriva un cliente e vuole comprare 20 copie del libro, che problema è? Te le vendo. Io invece, quando è uscito il libro, a parte il fatto che ho tenuto tot copie da parte per i clienti fedeli della libreria che sapevo si sarebbero svegliati con un mese di ritardo. Però poi sono stato il nazista, nel senso che era una copia ciascuno,
E anche quando avevo i furbetti che mi facevano arrivare più ordini sullo shop online con lo stesso indirizzo ma nomi diversi, così io automaticamente annullavo l'ordine, rimborsavo e in alcuni casi ho anche blacklistato delle persone per evitare che ci riprovino in futuro. Quindi questa è una situazione nuova che sta arrivando e che dipende anche dal fatto che oggi si sono create delle micro comunità, che poi non sono micro in termini di. Che fanno sì che il numero di libri pubblicati, il numero di libri pubblicati è talmente elevato che oggi comprare tutto quello che esce è impossibile, la gente si concentra, segue, fa parte di una comunità e compra i libri che quella comunità compra e che non sono fondamentalmente dei libri che escono in libreria classici pubblicati da Mondadori o dalle grandi case editrici che conoscevamo. Ma dove Certo. si incontrano queste comunità? Cioè gente che si trova online, ci sono dei gruppi Facebook, ci sono dei canali su Reddit, cioè se volessimo. Allora, le comunità ci sono due cose, diciamo, si trovano su internet. Ora, probabilmente chi colleziona manga, è su Reddit, ma io non seguo, non sono mai entrato in quel mondo lì e, magari in futuro vedremo. Per quello che è il mondo dei libri d'arte, secondo me oggi Instagram va per la maggiore, nel senso che è un luogo dove ci sono anche degli account con persone che pubblicano solo foto di libri, che sono i libri della loro vita. Cioè hanno un conto personale per la loro vita, il loro lavoro, tutto quanto, e poi hanno un conto consacrato alla loro collezione. E poi da lì ci sono delle chat private limitate, perché su Instagram poi le chat private sono limitate a un numero di persone precise. Ci sono un po' di gruppi su Facebook, però, come dire, quello che vedo è che su Facebook è più veramente in modo marketplace, nel senso, ah, ho preso questo libro, lo voglio rivendere, chi lo vuole comprare? Non c'è veramente un vero scambio su quello che sono i commenti. Ecco, questo è un caso esemplare. Questo anche, esemplare anche perché non è lui un collezionista, ma lui è un collezionista che fa parte di una community e chiede a tutti i membri della community di inviargli dei libri delle loro collezioni a cui tengono particolarmente, libri o magazine, ovviamente tutto legato al mondo dei graffiti. E quindi lui in realtà semplicemente condivide sulla sua pagina i libri che magari lui non ha, ma che gli vengono consigliati dai suoi amici. Quindi. Ti chiedo una cosa, anzi, prima di tutto grazie perché mi sembra davvero interessantissimo. Sempre seguito questo, diciamo, tutto il mondo della produzione sia dei libri che dei fanzine, soprattutto poi attraverso Ale e Giorgio. E infatti ti volevo chiedere, ma hanno mercato anche le vecchie fanzine? Sono una cosa totalmente diversa, cioè sto parlando quindi di tutto quello che è autoproduzione, di quello che si faceva magari fotocopiando o stampando, o è proprio tutt'altro? Magari ti faccio una domanda molto, molto No, no, banale. guarda, allora ci sono due cose. Tanto poi dico una cosa che va ripresa dopo, che è il discorso dell'accesso alle pubblicazioni, che sarà molto importante, che questo fenomeno di microcollezionismo fa sì che a volte il problema è che delle cose che servono uno non le può più comprare perché sono in mano cioè scompaiono rapidamente e poi vai a sapere come fare. Quindi c'è un problema di accesso all'informazione. E in parte questo problema di accesso all'informazione vale per le fanzine di cui stiamo parlando adesso, perché faccio un esempio italiano. Prendiamo AL, che era la rivista di pop italiana per antonomasia. Oggi riunire un run completo, quindi una collezione completa di AL, partendo dai primi numeri che erano fotocopiati, quindi erano Xerox, fino all'ultimo numero uscito, è veramente difficile, nel senso che i primi numeri, intanto, essendo fotocopiati, e chi li prendeva all'epoca, era giovane, quindi non, traslochi, chi parte all'università, i genitori che ti frullano i cartoni che gli avevi lasciato in garage senza dirtelo. E quindi è veramente complicato riunire una collezione intera.
E se i primi numeri sono praticamente introvabili oggi, secondo me valgono sui 100-150 euro, anche i numeri successivi, chi li ha, non li vende a poco, fondamentalmente, nel senso che un numero va dai 30-50 euro, poi sì, può sempre capitare avere il colpo di fortuna o trovare la copia che ha delle... Spesso capita perché erano magazine comprati da adolescenti che hai delle pagine che mancano oppure delle foto che sono ritagliate perché magari erano state messe sul diario. Quindi cioè, insomma, devi sempre controllare tutto ciò, ma quello che vale per i graffiti in realtà, cioè nel mondo dei graffiti che inizia negli anni Ottanta fondamentalmente, si sta riproducendo un fenomeno che... a cui abbiamo già assistito negli ultimi 20 anni rispetto al punk, nel senso che tutte le fanzine punk, tutti i flyer dei concerti o le magliette, tutto l'armamentario, diciamo, che veniva prodotto dalla scena punk internazionale, è passata dallo stato di vecchie cose messe in un cartone in cantina alla biblioteca universitaria di Yale. Che sta comprando da anni per costituire uno dei più grossi fondi consacrati alla cultura punk a livello internazionale. Ed è poi una biblioteca che ha. Wow. E quindi quello che io mi dico, e poi quello su cui io mi sto battendo da anni, ma mi sembra di essere un po' in situazione, sai, il film quello, non mi ricordo, il muro di gomma, no? Il film sulla mafia, nel senso che tu stai lì e dici, ma. Compriamo adesso, io 15 anni fa ho detto facciamo la più grossa biblioteca pubblica sui graffiti e la street art perché le cose costano poco. Non aspettate che da 15 euro un fanzine costi 150 euro perché diventerà impossibile costituire poi una biblioteca pubblica su questi argomenti. E alla fine ci stiamo arrivando, nel senso che È super figo quello che dici perché sembra che ci sia un conflitto di interesse tra il pubblico che ha interesse a utilizzare questi oggetti come fonte per la ricerca, fonte per la documentazione e fonte per imparare, perché effettivamente poi i libri, magari rispetto a una bottiglia di rum, sono un tassello di documentazione su una cultura e se tu non accedi a quel tassello non puoi sapere cosa c'è dentro, e dall'altra parte invece c'è un conflitto con soggetti, magari nella stragrande maggioranza dei casi privati, in alcuni casi anche pubblici, che facendo collezionismo, magari cercando di fare un pezzettino di investimento, sottraggono al mercato e sottraggono al pubblico quel tassello. assolutamente, assolutamente, però se vogliamo allargare un po' lo spettro, bisogna considerare una cosa che secondo me è anche normale, cioè nel senso io sto in fase di remissione, nel senso per 10 anni sono stato incazzato come una iena, mail velenose alla Biblioteca Nazionale di Francia o cose, poi ho provato comunque, ho collaborato in parte ho aiutato Marta Cooper a inventariare e arricchire un fondo di libri che lei ha donato al Museo Urbanation a Berlino e la biblioteca ha aperto poi ufficialmente qualche mese fa, quindi a Berlino se non altro c'è un primo fondo pubblico dove tu puoi andare a consultare dei libri sui graffiti più con una sezione credo particolare consacrata ovviamente ai graffiti sul muro di Berlino, quindi questo è quanto. Però secondo me il problema è più basso nel senso che quello che è successo a partire dagli anni 60 e poi a partire dagli anni 80 è stata una vera escalation, no? È che il mondo dell'editoria è cambiato, nel senso che siamo passati da una situazione in cui c'erano degli editori che pubblicavano tot libri l'anno e che facevano filtro, nel senso che validavano intellettualmente e culturalmente il prodotto libro che stavano per pubblicare o il magazine. Siamo passati a una situazione in cui i costi dell'editoria, anche il modo di fare libri, cioè voglio dire, l'arrivo dei computer ha reso più facile fare i libri, e quindi il numero di libri pubblicati nel mondo è esploso ogni anno, è letteralmente esploso. Quindi c'è stata una decentralizzazione, ma esploso in senso esponenziale, adesso no, non ho le statistiche davanti agli occhi, ma chiunque potrebbe andare su internet e mettere grafico con le statistiche dei libri pubblicati per No, anno ma dal... fra l'altro stai lavorando, cioè
Io da quando ti conosco tu hai sempre tracciato tutte le uscite di graffiti. Mi ricordo che a un certo punto hai fatto un libro bellissimo che si chiamava Crossboarding, giusto? Assolutamente. Che proprio andava a mappare, elencare e dettagliare tutte le uscite sul writing, in quel caso in Italia. E già quello era molto interessante perché vedevi proprio l'aumento esponenziale già tra il 1980 e il 2000. Posso immaginare che fino al 2020, come direbbero quelli dei meme, stonks. Quindi aumenta proprio al cubo il volume, però invece su questo una cosa che volevo dirti è quando tu, quindi Christian, fai un libro che elenca e mappa tutto quello che sia mai uscito sul writing in Italia, non stai collateralmente anche in qualche modo influenzando il mercato? Cioè che poi se io sono un collezionista magari non sapevo che esistesse Just Push the Button o non sapevo che esistesse Arte di Frontiera e corro a comprarmelo e quindi in qualche modo vado a gonfiare o vado a spazzare via dal mercato le ultime rimanenze. Cioè, non c'è un conflitto anche in questo, rendendo trasparente tutto quello che è stato mai pubblicato, induci il collezionismo e quindi fai sparire dal mercato quella roba? Allora, in parte sì, però diciamo che è una dinamica, cioè arrivare a livello di autoflagellazione, secondo me in questi casi non è possibile. Perché in realtà, segnalando l'importanza di quelle pubblicazioni, si rende cosciente le persone che le hanno che un libro che mettiamo Arte di Frontiera, un libro che oggi potenzialmente sul mercato può valere anche 400 euro, tu non lo tieni in un cartone in cantina perché o te lo tieni a casa oppure eventualmente lo cedi a qualcun altro per guadagnare un po' di soldi da reinvestire come preferisci anche andando in vacanza o diciamo in prodotti un In po' droga. politici. Serve, sì, infatti. Quante copie di Arte di Frontiera sono state vendute per il crack? No. Nessuna, spero. Diciamo, questa è la cosa, però come dire, nel senso, per me poi alla fine anche ci sono due cose. Primo, l'aumento del valore dei libri sul mercato secondario, per me è stata un'arma quando parlavo con chi gestisce, per dire, direttore della biblioteca del Centre Pompidou, no? Che non capiva, poi ha 3 anni più di me, perché io per anni sono andato avanti pensando che avevo dei vecchi nababbi di 70 anni, no? Quindi che non capissero l'importanza dei graffiti ci stava, ma quando inizio ad avere problemi con gente che ha, diciamo, è tra i 40 e i 50, che oggi è arrivata al potere in alcune istituzioni, lì il problema è diverso perché così. Quindi il fatto di segnalargli l'importanza, il valore monetario di queste cose, se non altro, gli mette la pulce all'orecchio perché dice: se queste cose hanno questo valore, significa che culturalmente il mercato riconosce il valore culturale di questi oggetti È e incredibile, è questo, chi è che È diceva, verissimo. Andy Warhol diceva money creates taste, cioè effettivamente il curatore della Biblioteca Nazionale aspetta che siano i soldi, aspetta che sia il mercato a dirgli cosa ha valore artistico e cosa no. Quindi magari una cultura underground di qualche tipo che poi non viene mai avallata dal mercato, non viene mai assorbita dal mercato, vabbè, è una contraddizione in termini, tutte vengono assorbite dal mercato. Però se una non venisse mai assorbita, non entrerebbe mai neanche nei musei, semplicemente perché è una cultura povera. E da lì ci sono due questioni, diciamo. Primo, che comunque sia, oggi escono talmente tanti libri che in realtà non è neanche più colpa delle biblioteche pubbliche, perché esce talmente tanta roba, e poi non tutta roba di qualità fondamentalmente, che non c'è, cioè, come può fare la biblioteca nazionale, come possono fare le biblioteche pubbliche a anche tenere una copia di tutto? Non c'è spazio. Quindi in realtà, secondo me, oggi l'idea della biblioteca pubblica come fondo dove trovi un libro di tutto, diciamo, il sogno della biblioteca di Alessandria, dove c'è tutto il sapere umano concentrato in un luogo, oggi non è più possibile. Quindi quello che può essere possibile, ed è quello che poi avevo proposto quando si lavorava alla Mac Tech Open Library, è quella di decentralizzare, nel senso creare vari poli che hanno un catalogo unificato su internet, per cui puoi avere una biblioteca specializzata in graffiti a Berlino, una specializzata in punk a Parigi, e poi attraverso la digitalizzazione e un catalogo comune, le biblioteche si possono in un certo senso suddividere il lavoro.
Questo è un primo punto. Sul secondo punto, per arrivare al mercato, c'è il discorso di dire che io l'unica cosa che posso fare è rendere accessibile i libri. Se ho iniziato vendendo i doppioni che avevo, perché io compravo delle collezioni per fare la mia collezione, quindi dopo un po' ho iniziato ad avere dei doppioni, e vendendo doppioni finanziavo tutta l'operazione e poi lavoravo così. A un certo punto ho proprio smesso di essere sul mercato antiquario, chiamiamolo così, perché a me quello che interessava era dare accesso all'informazione. Quindi con i libri nuovi hai molto meno il problema dell'out of stock, perché comunque vendi 3 copie, chiami l'editore, gliene riordini altre 3, oppure, per dire, l'anno scorso ho avuto l'occasione di ricomprare uno stock di libri di un editore italiano, che era quello che aveva pubblicato Just Push the Button e Style Writing from the Underground di fase 2, Stampa alternativa. e quindi sì, stampa alternativa, che penso l'editore che in Italia molti conoscono, e io i libri avrei potuto venderli tranquillamente a 30-40 euro, messi al prezzo di copertina a 20 euro, e infatti sono partiti molto rapidamente. Adesso mi rimangono proprio un piccolo stock. Style Writing from the Underground l'ho tolto, credo adesso sia a 150 euro perché sono proprio le ultimissime copie, dopodiché lo stock va sold out, e poi fondamentalmente perché mi ero reso conto che le ultime copie le comprava della gente che ce le rimetteva in vendita su eBay dopo 48 ore. Quindi sinceramente, se è per far fare i soldi a qualcuno che sta lì solo per speculare, preferisco tenermi i soldi, perché con i benefici della vendita compro altri libri per la libreria qui, che comunque rimane Chiaro. a un progetto giovane che ha bisogno di iniezioni di contanti regolarmente, diciamo. Ti chiedo una cosa prendendo questa domanda che ci arriva da Carlo, perché io avevo una domanda simile. Carlo sostanzialmente chiede quali siano poi le buone pratiche per conservare un libro. Collegato a questo, e collegato anche a diciamo, questo podcast e tutti gli incontri che stiamo facendo, aggiungo un pezzettino di domanda a ciò che segnala Carlo. Quello che abbiamo visto, sia con i Lego, poi prima ancora con i Rume, immagino quello che vedremo poi quando parleremo con altre persone di altri mercati, diciamo di altri oggetti, è che spesso poi chi acquista, è un collezionista a volte che, si gode il prodotto, l'oggetto, oppure lo tiene, assolutamente conservato, quindi il Rume non lo beve, i Lego non li apre. La gente che acquista i libri li legge, li sfoglia o poi li tiene rigorosamente, appunto qui la domanda di Carlo, conservati in una teca? Cioè, questi libri poi si sfogliano o c'è gente che proprio li tiene e manco li sfoglia? Allora, idealmente no, cioè idealmente diciamo, il vero collezionista di libri direi che è come il collezionista di vini, nel senso che è qualcuno che ha uno spazio dedicato dove fondamentalmente devi avere un'umidità regolare e non troppo alta e non troppo bassa, perché se c'è poca umidità i libri comunque soffrono, che la carta comunque è un materiale organico, non dimentichiamolo. Temperatura costante, quindi intorno ai 16, 17, 18 gradi, anche lì fondamentalmente quello che serve, essendo la carta un materiale organico, serve evitare la proliferazione di funghi e di insetti. Quindi è quello, quindi poca umidità, temperatura costante e niente sole, perché il sole rischia di rovinare l'inchiostro e quindi di far scolorire le pagine. Quindi c'è gente che ha tutto l'armamentario per poter avere, diciamo, un caveau, una cassaforte dove tenere i pezzi preziosi. Ora, noi stiamo parlando di libri di graffiti, che quando parliamo di cifre grosse parliamo di qualche migliaio d'euro per i cataloghi di Basquiat. Quali sono quelli che chi sono appunto, quali sono i libri che costano di più in questo sistema? Cioè, dico solo un'altra cosa Sì, rispetto al. sì, sì. Però fondamentalmente, e così chiudo, il vero collezionista compra 2 copie. Compra la copia che rimane incelofanata e che viene messa da parte, e compra la copia per consultazione. Quindi questo è
quanto. Poi io, ad esempio, non sono per niente feticista, per cui ho dei libri che ho letteralmente sfondato, ma perché mi servivano e anche il mio lavoro, quindi, però poi ognuno fa come vuole, insomma. Quindi Chiaro. la domanda, Alessandro, era su quali sono i libri No, che... dicevo, sono dei libri secondo te che hanno delle quotazioni altissime, magari in alcuni casi anche insensate o smodate. Cioè, qual è se fossero carte di Magic, diremmo il Black Lotus, del libro di Graffiti. Ma diciamo che allora, ad esempio, io nella mia collezione ho dunque IG Times, che è il primo magazine di graffiti che fu pubblicato a New York a partire dagli anni Ottanta, tra l'altro da Phase 2. E dunque il magazine è uscito regolarmente ed era un grosso poster che veniva ripiegato e poi venduto un È po' come... questo? No, non c'entra niente. Sì, è questo qui, Ah, ok. che veniva venduto a volte ripiegato. Ora, l'editore ha fatto, ecco, lì vedete proprio un box set dove tu hai una cartellina con IG Times set dipinto a stencil e su ogni cartellina è dipinto diversamente, e all'interno hai i magazine che non sono ancora stati ripiegati, quindi in formato poster. Ora, Wow. Oggi un libraio professionista un set così lo vende a 7.000-8.000 euro, per dire. Però per me, sapendo credo che ne esistono 50 o 100 copie nel mondo, cioè è tanto, ma per me questo è uno dei Graal fondamentalmente. È un buon Quindi investimento, quindi anche. è un buon investimento. Li vale, nel senso, rispetto al mercato, questa è roba cioè, per me può essere esposta al MoMA di New York o al Centre Pompidou, nel senso che è tutto, cioè è graffiti, arte contemporanea, ricerca, è anche a livello di pubblicazione, il formato, la grafica, la stampa, la carta, cioè mi eccito solo a parlarne, insomma. Quindi se ci fosse un Pornhub dei libri, questo sarebbe probabilmente una dei video più cliccati. Quindi così. E poi ci sono, se parliamo, diciamo, di pozzi dove uno può perdere dei soldi, secondo me sono i libri di Banksy, perché fondamentalmente oggi anche i set di cartoline, oggi anche il libro per spiegare Banksy ai bambini è andato sold out e c'è gente che lo vende a 100-150 euro. Sinceramente, cioè, lì ci sono delle logiche che mi sfuggono completamente, ma che credo che siano semplicemente legate alle dinamiche di bolle che si creano nel magico mondo capitalista in cui viviamo. Quindi, se proprio ti serve perché devi lavorare e quella copia è, vai. Ma cioè, ci sono dei libri di Banksy che prenderanno valore. Penso che la versione hardcover con la dust jacket del suo Wall and Peace pubblicata nel 2005, quella ce l'ho anch'io, ed è giusto perché per me quello è il suo manifesto. Quindi l'edizione limitata, che poi è pubblicata in qualche migliaia di copie, ma comunque, conoscendo Banksy, quella prenderà valore e gli vale. Ma la versione in polacco di Wall and Peace non capisco. Insomma, quindi ho dei seri dubbi, poi magari sbaglio, però insomma. Quindi diciamo come prevedibile, quindi diciamo la popolarità magari dell'oggetto libro riflette la popolarità del suo contenuto, quindi magari immagino IG Times quando poi muore Phase 2, evidentemente ci sarà una grossa attenzione rispetto a quell'oggetto. Phase 2 è morto relativamente da poco e allo stesso modo tocchiamo ferro quando poi Banksy non ci sarà più, evidentemente le cose oppure magari invece se poi a un certo punto ci fosse immagino una grande mostra al MoMA su Blu, l'artista italiano, evidentemente quei due libri e mezzo che sono mai usciti su Blu, c'è pochissima documentazione su di lui e anche quelli in edizione relativamente limitata, anche quelli relativamente difficili da trovare vedrebbero il loro prezzo salire. Però Blu, paradossalmente, infatti lo stimo da questo punto di vista, l'ultimo libro che ha fatto, lo ha fatto in open edition.
che è la parola magica, cioè nel senso, oggi viviamo in un mondo in cui tutto, cioè i libri prendono valore perché tu avendo una quantità limitata di libri stampati, beh, tu te lo compri e poi una volta che è sold out, chi lo vuole, beh, deve mettere di più perché se no tu non cedi il tuo bene. E facendo delle open edition, cioè dicendo semplicemente il libro questo l'abbiamo stampato in 2000 copie, quando è sold out lo ristampiamo e non specifichiamo la differenza tra la prima e la seconda edizione, tu lì qualsiasi logica speculativa la uccidi sul nascere e quindi perché sei in una dinamica di print on demand fondamentalmente e quindi chi compra il libro è chi lo vuole veramente. E lì Chiaro. secondo me poi lì si ritorna al bello. Quindi io credo, cioè nel senso, poi quando parlo con chi fa fanzine, cose così, gli dico sempre: ma perché hai fatto solo 200 copie? Eppure fanne di più. Nel senso che capisco che in determinate situazioni la limited edition a 100-150 copie serve perché se no, senza quel fenomeno micro speculativo. Il tuo progetto editoriale non potrebbe esistere, no? Però chi fa dei shepherd's pie, cioè chi ha una certa notorietà e quindi sa che la dinamica si crea in 48 ore, quindi si fa sold out e quindi poi si crea un problema di accesso all'informazione, io gli dico sempre, beh, cercate di stamparne di più oppure tenete il file, eventualmente valutate la possibilità di ristamparlo perché fondamentalmente poi il problema è che i veri fan, chi vi segue veramente, poi non riesce più ad accedere all'informazione salvo avere somme importanti per poter riunire No, tutti i sì, libri. sai che Sì, in è, tutti i... No, sì, vai Fabio, scusa. no, dicevo che è una via, mi sembra, verso la quale insomma, di più tutto il mondo della musica, poi con il recupero oggi dei vinili così, sta percorrendo, no? Cioè il fatto che escano vinili, riedizioni di vinili, edizioni speciali, repackaging, magari in numero limitato a prezzi molto, molto più elevati. Però almeno la musica ha sempre, diciamo, una copia digitale alla quale tutti No, sì, però secondo possono me è accedere, interessante quello che dice Christian, ecco. Cos'è? che mentre Chaos gratta il fondo del barile facendo la limited edition e sparandola che poi va inevitabilmente a prezzi altissimi, invece Blue è proprio notiziabile perché è l'unico che dice: ma sai cosa? Di roba mia ne esce talmente poca, io la faccio comunque a open edition perché ho un approccio che è proprio anticommerciale. Allora è interessante perché No, poi no, no, lo capisco, cioè, poiché il disco di Chaos in quell'esempio è un disco magari di 20 anni fa che comunque insomma la gente si è interessata, già se l'è se lo ascolta recuperato su Spotify. e per me che ero un ascoltatore magari di Chaos 20 anni fa, oggi spendo 150 euro per dar sfogo al... Più che diciamo per avere un disco che poi vado a rivendere, più per avere un feticcio, no, della mia infanzia. Sei pure Esatto. felice che li dai a Chaos, no? E sei Che poi pure nella felice vita che li così dai a caos. Cioè, non è io... costretto poi ad andare a lavorare, cioè, ci ha reso felici con un sacco di concerti, è No, giusto. infatti, Quindi io no, 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 magari per scusa. le fanzine simile, non so per i libri, perché chiaramente è la produzione di un libro ha tutti gli altri costi. Se non ricordo male, Christian aveva un po' dei tempi abbastanza limati, quindi volevo Sì. chiedergli se lui avesse. Beh, a parte c'è una domanda che dice se ci fossero tre titoli da consigliare a chi ama l'oggetto libro. E poi ti farei la domanda finale che è se io oggi avessi 1000 euro e potessi comprarmi con quei 1000 euro tutti i libri sul writing che voglio, dove dovrei concentrare il mio investimento in modo quantomeno da non buttare i soldi, sapendo che l'investimento reggerà nel tempo. Allora, diverso. Diciamo che io ho dei riferimenti, ad esempio questo che è The Fate of Graffiti, aspettate che provo a centrarlo sulla... È un libro del 74 ed è il primo libro pubblicato veramente sui graffiti newyorkesi delle origini, quindi come vedete non siamo ancora, diciamo, ai bei vagoni dipinti, ma siamo alle tag semplici dell'inizio degli anni 70. Quindi questo per chi, diciamo, ama libri di collezionismo. Poi ci sono cose meno conosciute, questa è una copia che non è in perfette condizioni.
È un libro di Willy Spiller, che è un fotografo svizzero, sempre sulla subway di New York, con appunto fotografie prese nella metropolitana di New York tra gli anni 70 e gli anni 80. E anche questo, diciamo, tutto quello che riguarda, diciamo, il New York tra gli anni 70 e gli anni 80, anche il mondo della notte, quindi con le discoteche, il clubbing, gli spazi artistici off, su tutto questi argomenti ci sono comunque, c'è un fenomeno di vero collezionismo Che quotazioni hanno quei due libri, The Fate of Graffiti e Subway New York? Subway New York, credo che tra i 200 e i 300 euro più o meno, poi puoi trovare una copia questa io l'ho pagata 50 euro, ma perché la copertina è rovinata, però lo puoi trovare anche un po' più caro. E The Fate of Graffiti, il problema principale è trovare una copia in buone condizioni, e lì puoi essere sui, diciamo, 200 euro, ma il problema principale è che la devi far venire dagli Stati Uniti, e su internet hai difficoltà a vedere le condizioni, cioè sapere in che condizioni è il libro. E se no, uno dei miei libri preferiti degli ultimi anni è questo qui, rimetto, che è un libro che racconta la storia dell'hip hop attraverso, Questo non l'ho mai visto. questo è Di uscito. Contact Height. Ed è un libro che racconta la storia dell'hip hop attraverso le fotografie, ma diciamo quello che rimane dei negativi. Quindi ti fa vedere quali sono tutte le fotografie prese durante le sessioni fatte dai magazine per preparare le quelle Fighissimo. quindi così. E questo è un libro che Ma oggi è se io voglio 45. quello, vale, scusa, dicevi piacere. Questo è nuovo e costa 45 euro, quindi io quello che dico alla gente spesso è piuttosto, cioè sì, se vi volete togliere degli sfizi per prendere perché vi piace un argomento specifico e li volete tutti, scusate, ovviamente avevo dimenticato di staccare il telefono. Questo è bellissimo, non avevo visto che era uscito un libro del genere, quindi. Quindi, come dicevo, sto togliendo in diretta le batterie dal telefono per evitare che rischi. Quindi Contact Eye, e l'autrice sta preparando un libro abbastanza simile sul mondo dei gioielli nell'hip hop old school, cioè la foto questa è perfetta. E questo è un libro nuovo che costa 45 euro, il prezzo di copertina, quindi quello che io dico alla gente è piuttosto che spendere grossi capitali soprattutto se dovete iniziare, vedete quello che esce oggi, quello che vi parla, e compratelo, perché tanto libri così hanno delle tirature che sono comunque limitate. Quindi, che ne so, io avevo un libro sulle magliette di rap, e mannaggia a me, quando ho venduto l'ultima copia, ho detto adesso la riordino, ho scoperto che era sold out, quindi non l'ho potuto comprare. È un libro che io vendevo a 35 euro, il giorno dopo costava 150 euro, non ne ho tenuto manco uno per me, e sto rosicando, lo ammetto. Quindi, così, quindi adesso questa è un po' la situazione. Poi chiudo forse anticipandovi un progetto su cui sto lavorando, che si chiama Greens, che in due parole è il Discogs dei libri, perché che libri costino, cioè io sono abbastanza libero, cioè faccio fare il mercato, non mi piace tanto le dinamiche del mondo capitalista, ma è quello in cui viviamo e ce lo facciamo andare bene. Però per me il problema non è tanto che un libro costi poco o tanto. Per me l'importante è che quello che uno paga deve essere in linea con il valore reale del mercato. Ed oggi il problema è che se tu vai sulla marketplace di Amazon, se tu vai su eBay, se tu vai su dei siti come Katawiki, se tu vai su dei siti come Abebooks, il problema è che non riesci mai a definire quello che è il valore reale del libro che tu stai comprando. E quindi, e soprattutto quando tu, ad esempio, ti appassioni per un argomento, in questo caso parliamo di graffiti, ma poi graffiti è una parola grande, perché oggi ci sono i libri sui graffiti newyorkesi degli anni 70-80, ci sono tutta una serie di libri anche a livello di scena europea, cioè hai la scena olandese, la scena tedesca, la scena italiana, la scena spagnola. Cioè io ci ho messo anni a capire che cosa era stato pubblicato in passato, quindi mancava un'enciclopedia, e quindi ci sto lavorando da anni, e il progetto normalmente dovrebbe vedere la luce finalmente quest'anno, che è un mega database bibliografico
che permetterà a tutti di inventariare la propria collezione, di comprare e vendere i libri che uno ha, avendo però un grafico che mostra l'evoluzione del valore del libro sul mercato. E quindi questo permetterà, non dico creerà sicuramente anche incoraggerà sicuramente anche una certa dinamica speculativa, però di base servirà soprattutto a dettare cioè un prezzo regolare, quindi se non altro a strutturare un po' più il mercato, se poi il progetto avrà successo come spero, insomma. Quindi così, però, e come Discogs, a differenza di altre piattaforme come StockX o Chrono24 per gli orologi, dove fondamentalmente tu non hai la mano non puoi creare un oggetto se non c'è già nel database, Greens invece è stato pensato come un database contributivo, quindi chiunque può proporre di creare delle schede, può modificare delle schede esistenti, poi ovviamente ci sarà tutta una moderazione fatta sia dalla community che dal team dietro il progetto, però l'idea è quella di dire appunto lavoriamo collettivamente, quindi secondo me questo poi è il problema principale quando parliamo di queste culture, come i graffiti, ma è valido anche per il punk, lo sneakers, lo skate e tutto quanto, è che sono delle culture che mancano di una storia, nel senso che gli storici non si sono interessati a questi fenomeni e quindi sono le persone stesse che hanno fatto queste culture che stanno scrivendo la storia di questi fenomeni, e gli mancava, diciamo, un po' una piattaforma dove poter incrociare i vari punti di vista e per arrivare, diciamo, a quella che è, diciamo, l'oggettività da un punto di vista storico è un ideale impossibile da ottenere, per avere, se non altro, sai. Ok, questi sono i quattro punti di vista che vanno per la maggiore e questi sono i libri che ti servono per farti la tua propria idea sull'argomento. E quello, secondo me, fondamentalmente è la cosa essenziale, cioè i libri servono per permettere a chiunque di farsi la propria idea sull'argomento che l'appassiona. Quindi comprare un libro a volte non basta, ne servono vari. Di più. Confronti e poi ti fai le tue idee, oppure semplicemente ce l'hai e sono semplicemente belli oggetti che ti fa piacere sfogliare ogni tanto e far vedere ai tuoi amici per condividere le tue passioni con la tua cerchia, insomma. Beh, Mi io ridici come come si chiama la piattaforma? Scusa, prima di allora, salutare. si chiama Grinz, che è Grinzi. CRI. Aspettate, vi metto il link. Ma non è ancora online, giusto, Cristian? Allora, è online ma con un filtro, nel senso che potete iniziare a vedere a cosa più o meno somiglierà, ma proprio in queste settimane abbiamo cambiato team informatico e quindi lavoreremo per modificarlo, insomma. Quindi se io mi... sì, no, non posso condividere lo schermo, poi adesso è un po' tardi, però insomma, se volete in futuro ci risentiamo e una volta che è online vi faccio vedere come funziona, insomma. Molto, Beh, molto volentieri. ovviamente io sto scalpitando per vedere la piattaforma online completa perché devo inserire la mia... Spoiler, spoiler, ho una piccola collezione di libri, alcuni anche vecchi, The Fate of Graffiti ce l'ho in condizioni perfette, quindi scalpito per vedere la Mint. piattaforma online, esatto, mint conditions per vedere la piattaforma online. E in più anche a me è successo che un po' di libri a cui ho lavorato in prima persona in passato poi sono andati al macero, quindi le poche copie rimaste hanno preso mio malgrado un valore pazzesco, quindi non vedo l'ora di classificare anche quelli. Ma io ti ringrazio Cristian, per me è stata una chiacchierata pazzesca. Grazie a voi e poi Assolutamente. rimango a disposizione se persone che vedono il video hanno delle richieste. Sono su Instagram come Le Grand Jeu e rispondo volentieri a tutte le domande. Ti ringrazio anch'io, è stato davvero super anche perché mi hai raccontato tante cose che conoscevo solo superficialmente e quindi è stata davvero, davvero una scoperta. Ti ringrazio molto. Grazie a voi per l'invito. Buona giornata. Grazie Cristian, grazie a tutti. Ciao. Ciao a tutti, alla prossima.